mica me non mi son. Oui, oui. Viva Napoli e Parì. Oui, 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 oui. Guido Lembo, grande Guido. Très chic, Guido Lembo che parla pure francese. A proposito, volevo ricordarvi i nostri indirizzi. Number 2, chiocciola canale34.com per chi ci volesse scrivere, e pagina Facebook canale 34. Scriveteci e noi vi risponderemo, vi inviteremo, vi faremo vedere delle belle, insomma, forza Napoli, che non c'entra una mazza, ma era una grazie. Bella chiusa. Eccoci qua, adesso io ti rilascio. Ciao, cara. Perché vado da un altro Giuseppe, Giuseppe Zannone, capelli a testa alta. Che non sono quelli di Higuaín, perché quelli sono suoi, invece tu ci puoi sono creare quelli... invece delle belle aspettative, giusto? Sì, anch'io invito tutti a visitare il nostro sito che è www.giuseppezannone.com, con la nostra pagina Facebook che è Giuseppe Zannone, e invito tutti di andarli a visitare per le nuove iniziative che avremo per questo nuovo 2014, facendo gli auguri a tutti di un nuovo anno. Ah, buon anno. Grazie, molto, breve e sintetico. Ci è piaciuto, capelli a testa alta, Giuseppe Zannone. Grazie e buonasera. Dopo aver salutato il nostro amico Zannone, entriamo a bomba sul mercato. Abbiamo dato in anteprima, voglio dire, questa notizia di Gonalon. Ah. Gonalon è del Napoli, mancano soltanto i crismi dell'ufficialità, lo ripeto, 13 milioni di euro, il contratto per il giocatore oscilla tra 1,5 e 1,6 milioni, insomma domani dovrebbe esserci la ufficialità, ma Gonalon è del Napoli. Io ti piace? Ho saputo, non lo conosco. Ah, non lo conosco. Ho saputo dagli esperti. Sì. Eziolino su tutti. Che viene a fare la riserva qui. Ma come viene a fare la riserva? Eziolino, ma deve fare la riserva. No, no, cioè, Ezio. Dillo cosa ha detto. No, voglio dire che lui l'aveva tutti bocciato, No, no. Io riferisco. Ma posso dare una pillola? Non è, non ma non è una cattiveria. C'erano due grandi giocatori. No, ma chi si usa pure? No, no, aspetta, se tu. Io ti consiglio nella pubblicità. Ma Ezio, come ha detto Vincenzo nella pubblicità? Ah, no, ha detto che per il Parma Ezio l'aveva bocciato. Era di Radosevic. Era di Radosevic. Ah, allora abbiamo capito mai. Comunque Gonalon lo conosco benissimo. Voglio far conoscere anche agli altri. No, te lo faccio dire subito. Abbiamo preparato proprio. L'ho visto giocare 27-28 volte. Dopo ti faccio entrare subito. Meno di 30. Lo regaliamo un minuto. Lo regaliamo un minuto ai tifosi con questo filmato. Gonalon, nuovo acquisto del Napoli. Eccolo qui. Allora, Gonalon. Gonalon, arrivo subito, si sono prenotati tutti. Si sono, Anna, si sono prenotati tutti. Ma dai, sì, ma dai, ragazzi. Devo dire io. Scusate, no, allora, abbiamo capito che sa fare gol di testa, sì, e sulla respinta del portiere la sa mettere dentro. Vabbè, era un servizio di presentazione, però diciamo che non è famoso per i suoi gol. Esatto, bravo. Allora, fateci vedere un po'. Fermi, ti faccio, parliamo subito, però devo prima salutare un amico a casa che stasera non c'è, tra poco è in onda la Domenica Sportiva, quindi devo liberarlo immediatamente. Che no? Chi è? Ciro! Sì, Ciro! Ciro! È Ciro! È Ciro! Senti, chiamalo, vedi che si sono spaventati tutti, era una gag. Ciao Ciro! Ciro venerato, ecco. Ciro! Ci sai che ci manchi? L'uomo del mercato, l'uomo che ha sempre i pizzini dietro con tutte le novità del mercato. Oggi è stata una giornata intensa per gli operatori molto del intensa, mercato. Tra molto intensa. Gonalon, insomma, abbiamo tirato tardi, però insomma. Allora Ciro, noi abbiamo dato Gonalon ufficiale, Abbiamo dato allora, Gonalon ufficiale. Cioè ufficiale nel senso che fatta. Dico come stanno le cose. Allora, sì. Io pochi minuti fa ho parlato con un collega di Lyon, sì, molto amico di Aulas, e mi ha confermato che in questo momento, sì, nella sede del Lyon stanno verificando le ultime email arrivate da Napoli per stendere ufficialmente il contratto. Le notizie sono due. Aulas è orientato ad accettare l'offerta ufficiale che 48 ore fa via email gli ha fatto il Napoli, pari a 13 milioni euro netti. Il calciatore invece ha già siglato un accordo con il Napoli 24 ore fa, pronto ad essere depositato, il contratto è di 4 anni e 6 mesi. Il calciatore che a Lyon percepiva 1 milione e 4, voleva, pretendeva, puntava, sognava 2 milioni più bonus pur di accettare il Napoli, invece è sceso di 400 mila euro e percepirà con un contratto annuo indicizzato, quindi ovviamente legato anche ai bonus e al rendimento,
che parte da 1.580.000 euro netti. Quindi con questi soldi che Napoli ha risparmiato, il calciatore voleva 2 milioni, con quei 400.000 euro che il calciatore ovviamente ha lasciato al Napoli, il Napoli in questi giorni ha potuto aumentare l'offerta e accontentare Aulas. Quindi aspettiamo di fatto solo in queste ultime ore gli ultimi documenti e domani credo che potrebbe esserci anche l'annuncio, se non sul sito ufficiale, perché come Gianluca ben sa bisogna attendere il transfer per metterlo sul sito ufficiale, mentre invece sul profilo Twitter, anche se di un dirigente, si può anche annunciare che l'operazione è a buon punto. Ma Ciro, siamo veramente insomma a una questione veramente burocratica. Amore mio, Ciro, mi senti? Ciro. Ti sento ora, dimmi. Che ci siamo detti al telefono? Come lo te lo direbbe Aldo Biscardi? Che ti diceva? Breve? Circonciso. E allora, che caspita, Ciro! Ma mica per niente te lo dico, a parte gli scherzi, sei stato molto esaustivo. E che ti voglio fare un'altra domanda, dimmi semplicemente. Tu non sai che nel frattempo sto baciando la tua icona? Tesoro, bene, ti ho dato un bacio in bocca, solo sull'icona però, niente aspettative quando tornerai. Ciro, purtroppo. Ciro, sono Vincenzo D'Amico, ti saluto. Ciao, e mi manchi. Anche tu. Vedi, manchi a tutti, Ciro. Senti un po' questa cosa, io veramente non ci ho capito niente, hanno cercato di spiegarmelo anche qua in studio, dietro le quinte, ho cercato di seguire la vicenda attraverso insomma persone del settore, eccetera, non ci ho capito una mazza. Mi spieghi questa storia di Antonelli? C'era fino a ieri 18 milioni di euro, 9 milioni di euro un giorno, poi te le do dopo, eccetera. Poi alla fine pare che Antonelli non voglia venire a Napoli. Antonelli che non vuole venire? Mo. No, no, no. Allora, vi spiego velocemente cosa è successo. Velocemente, Ciro, veloce. Velocemente, dunque, il Napoli 2 mesi fa aveva raggiunto l'accordo con il Genoa, una stretta di mano in Lega Calcio tra Preziosi e De Laurentiis, quindi nessun contratto firmato fino a prova contraria, per la cessione di Antonelli. A novembre il calciatore, attraverso il suo entourage, si è visto con il Napoli, presenti il papà Antonelli e i suoi agenti Parisi e Damiani, e anche lì c'è stato diciamo una sorta di accordo per l'eventuale contratto. Ora ci sono due versioni. Il Napoli dice che non ha mai garantito né al Genova né tantomeno ai procuratori un accordo certo, ma solo diciamo un interesse più o meno fondato da verificare poi con l'evolversi del mercato. Da parte invece degli agenti del calciatore e del Genoa Calcio invece ci dicono cose diverse, ovvero sia che c'è un impegno da parte del Napoli, una parola data ai procuratori anche sull'accordo, tant'è vero che il calciatore stava cercando anche un appartamento a Posillipo, e che invece nelle ultime due settimane il Napoli non si è fatto più vivo né con Genova né con i procuratori e con il papà. Ciro, è chiarissimo, che... guarda, abbiamo capito tutti perfettamente, Antonelli non sa da fa, ecco, che no, ti devo dire? No, perché c'è il nodo di Benitez. C'è il nodo di Benitez. Va bene, grazie, grazie. Ciro, mi dai soltanto un nome per la difesa, proprio velocissimo, un nome. No, non c'è ancora, stanno lavorando, forse anche su un altro centrocampista. Va bene, ok, Ciro. Ciro, torna presto. Domenica sportiva tra pochissimo, appena abbiamo finito con Number 2. 23:15, Rai 2, domenica sportiva, ospite quando... Marotto, direttore generale della Juve. No, c'è prima, va in onda la sigla di Number 2 e poi inizia domenica sportiva, ok? Esatto. Va bene, allora, okay. Antonio, ciao Ciro. Vai Antonio, vai, certo. Antonio. Io su Antonelli storia, dove mi mosso questa storia di Antonelli la conosco bene, difatti un mese fa in questo potevi studio potevi dirmelo Antonio, te lo chiedevo direttamente a te perché sennò non al posto, no per carità no, invece è stato molto interessante contributo per carità di Ciro, perché poi è lui che è il cronista del mercato come lo ero io 20 anni fa. E allora io ero seduto non al posto di Di Marzio, non me ne vorrà, ma due sedie più in là, e mi permisi di dire che era un acquisto a rischio. Perché? Perché per fare il giornalista, anche nel calcio, bisogna avere informazione, una certa logica e poi un po' di ricerca, di attività investigativa. Chi va a cercare nei siti, per esempio transfermarket.it, dà gli infortuni di Antonelli. È un giocatore che negli ultimi 5 campionati ha accumulato 6 infortuni. E allora lo prende l'Odito. Lo prende la Lazio. Sicuro? Infatti lo cercava.
lo cercava. Ha accumulato. È a scadenza di contratto? Cinque infortuni in sei campionati. Bisogna dire, a tutela del buon nome del giocatore, e quindi per non ledere i suoi interessi. Oggi è il migliore in campo, Genoa-Sassuolo. Oggi è il migliore in campo, sta giocando bene. Però io faccio sempre un esempio. Io dico, se devo andare a Roma di corsa per non perdere un aereo intercontinentale, mi devo far prestare una macchina. Il Napoli deve fare una corsa del genere, perché in quattro mesi deve rincorrere la Roma, superarle, ha bisogno di massima affidabilità. Io mi faccio prestare una macchina che non si è mai fermata, o una che va bene, anche bella, però è andata in officina cinque volte prima. A questo punto è un dubbio che andava valutato, lo ha valutato Benitez. Ma qui questa vicenda, vi prego di ascoltarmi e poi mi fa piacere se la discutiamo, io ho avuto un dubbio. Scusatemi, ma il Napoli due mesi fa tratta Antonelli, nei giorni scorsi praticamente lo chiude, c'è il no di Benitez, ma Benitez è stato informato due mesi fa, o la società ha agito all'insaputa di Benitez? Bella domanda. Il mercato chi lo sta facendo, Benitez o Bigon? Vado su Marolda, volevo completare un attimo Fabio su quello che ci ha detto Ciro, perché oggi a fine partita c'è stato, lo fanno spesso a fine partita, ecco, però diciamo oggi aveva un crisma un po' più particolare perché c'era questa questione del mercato, De Laurentiis, Benitez, Bigon. A fine partita c'è stato questo, si dice in gergo, summit, ma voglio dire... In realtà è stato un classico incontro di fine partita, lo fanno sempre, poi certo oggi lo stesso De Laurentiis l'aveva detto, si attendeva questa risposta di Aulà, che sembra essere arrivata, sembra essere positiva. C'è stata un po' di resistenza negli ultimi giorni perché l'offerta era leggermente distante rispetto alla domanda, però insomma adesso veramente sono ai dettagli con Alonso, si può dire ufficiosamente un giocatore del Napoli. Però Ciro ha dato un'altra traccia prima, che secondo me è stata discussa oggi, non soltanto da De Laurentiis, da Benitez, non sì. Sarà soltanto questo l'unico acquisto, comunque l'unica trattativa del centrocampo, cioè il Napoli cerca un altro centrocampista e lo dimostra un sondaggio con Parolo, con il Parma per Parolo, del Parma, che è stato fatto, lo dimostra il tentativo di intromissione nella trattativa tra il Cagliari e la Roma, Nainggolan, chiusa per Nainggolan, Nainggolan alla Roma. E questo significa che il Napoli sta valutando anche la possibilità di uscite eccellenti a centrocampo. Quella di Hiller è una possibilità. Hiller potrebbe uscire. Parolo interessa non a Napoli, quindi oggi Roma. C'è un'ammissione di colpa di un mercato errato. Errato, incompleto. Vado su Gonalon. Sì, Gonalon, il Napoli l'ha trattato già a luglio, no? Se non vado errato, sì. Per 100.000 euro. C'era mi sembra. Stato un veto di Benitez pure allora. Ma 100, no, c'era stata una richiesta molto alta, molto no, più alta 100 di quella euro, di questo mercato. Se non sbaglio. C'erano differenze più sensibili. Gonalon è un giocatore, secondo me, di prospetto, ancora giovane, 24 anni. Vi dico, il Napoli in questo momento inorganico nella zona centrale del campo, un giocatore di queste caratteristiche non ce l'ha. È un giocatore di distribuzione, un giocatore con un'ottima visione periferica, è un giocatore che verticalizza e, ripeto, inorganico, al momento il Napoli non ha un giocatore delle quindi caratteristiche. È un buon centro, un buon obiettivo. È un giocatore di interdizione. Non è assolutamente un giocatore di interdizione. Bravo nel primo passaggio, ma non certamente un giocatore che apre e fa. Tant'è che è un giocatore si propone molto poco in attacco. Ha fatto sei gol in tutta la carriera. Un attimo, Antonio, c'era Marolda che sera e poi vado da Montefusco. Ciccio. Allora, due cose. Antonelli è la storia di Antonelli è la fotocopia della storia di Astori. È identica. Sul quale fu un altro veto di Benitez. E il veto non fu tanto, certo, anche si va a vedere le condizioni, la continuità, diciamo, di rendimento, lo score del giocatore. Ma Benitez per Astori disse: io ho bisogno di giocatori che sappiano che cos'è l'Europa, che sappiano giocare per vincere. Mentre questi sono giocatori che hanno militato in squadre che sono state costrette e ha sbagliato Benitez che fece Mourinho con l'Inter.
Quando arriva e ha sbagliato alla grande d'Europa. Perché se gioca Fernandez non me ne voglia, ma Zoli ne vuole 10 di Fernandez. Però, ma tu c'hai Cannavaro in casa che non gioca, che vale forse anche 5-10 a Storia. Se no poi parliamo sempre di Cannavaro. L'abbiamo detto 3.000 volte qui dentro, non sto avallando ciò che dici. Per Antonelli il discorso alla fine è stato più o meno lo stesso, Benitez ha posto questa condizione. Per quanto riguarda il francese, è un giocatore che riesce a verticalizzare, che riesce a costruire, ma è un giocatore di contenimento, lui gioca davanti alla difesa, che abbia anche delle caratteristiche, una capacità di guardare, di verticalizzare, ma non ha, non parlo più, però se qualcuno come me pensava che il Napoli avesse bisogno di un giocatore, ecco, di pensiero, cioè di uno bravo vicino a Berami, non è Pirlo, hai ragione. Non è Pirlo, non è Cicarini. Secondo me la notizia della giornata del mercato del Napoli ha detto, ha ribadito, è inutile parlare di Song, Mascherano, Javi Garcia. Ciò significa, mettiamo l'animo in pace, non verranno giocatori di questo calibro. Prendere per prendere a gennaio non penso che abbia grosso senso. Probabilmente con Alon, che era un giocatore che lui conosce bene, in prospettiva di una rivoluzione a centrocampo che è in atto in questo momento, perché Zemaili ha il contratto che va in scadenza nel 2015 e non rinnoverà ad oggi. Iller probabilmente può andare via. Potrebbe andare via, è molto probabile. Quello che dice Mandarini allo stato attuale che vada Iller. In questo momento è un giocatore che è in nessuno. Poi hai anche un problema, ma anche per un c'è una questione etica, perché noi parliamo sempre di calcio e di sport e poi ogni tanto sento dire che per il calcio tutto è possibile. Noi dobbiamo ritornare lentamente al culto della legge. Legalità. E quindi l'etica è importante. Io voglio capire, come giustamente dice Mandarino, oggi si dice non bisognate Mascherano, non bisognate Matà, non bisognate altri giocatori. Perché questi nomi sono stati fatti circolare per tre mesi e il Napoli, al Napoli conveniva tenere alta la tensione, alto l'interesse? Allora, io ho parlato con il procuratore di Mascherano, per esempio. Sì. E che ha detto perché non viene? Perché dopo tre mesi si sa perché non viene. La domanda è perché dovrebbe lasciare Barcellona a gennaio? Ma perché per tre mesi a Napoli si è letta questa favola? Dare la notizia che c'è stato un sondaggio e un altro. Voi giornalisti date notizie sbagliate. Ma il giornalismo è fatto di tanti giornalisti. Offendete, così facciamo la trasmissione. Allora, Pogba, il Napoli, come dici tu, lo fa, l'ha trattato, però il Napoli non lo prende. Vidal, il Napoli l'ha trattato, però il Napoli non lo prende. Mascherano, il Napoli l'ha trattato, però il Napoli non lo prende. Ma il Napoli non è possibile che trattiamo tutti in Napoli e non prendiamo mai un giocatore decente. Questo è il disco, voglio capire a voi perché escono le notizie. I giornalisti parlano dopo un momento. Io rispondo subito e brevemente. Sbagliate come gli allenatori sbagliano le formazioni. Allora, il giornalista ha non solo il diritto, il dovere di riferire una qualsiasi voce dicendo succede questo. Però se circolano queste voci per tre mesi di seguito, qualcuno del Napoli può dire signori questo giocatore non è nello studiato oppure non vuol venire è importante Antonio, veloce, che devo farvi vedere il filmato sull'altro centrocampista. È giustissimo, però io penso che il problema sia un altro e sia legato alle condizioni fisiche di Berami, che era un po' di tempo che si trascinava, però adesso pare che ci sia qualcosina da verificare. Si lega a un fatto che secondo me è fondamentale spiegare, come la notizia di Astori, come quella. Il Napoli, come sappiamo nel mercato, così come fanno tutti,
fa mille sondaggi, cioè, prende da, diciamo, da mille parole e poi alla fine tira la rete, ma così funziona il calciomercato. Non è che il Napoli faccia qualcosa di particolare. È venuto fuori in maniera chiara, Caran, senti queste parole che ha rilasciato Benitez nella conferenza stampa prima della partita con la Sampdoria, cioè parlo di domenica mattina del 5. Sentite questo passaggio di Benitez che spiega un po' quello che abbiamo detto tutto, no? In questo momento spiega perché non vengono giocatori importanti. Quanto sei bravo. Ma che bravo. Cioè, senti, sei veramente bravo. Bravo. Senti Benitez, Sei il migliore, bravo. E parlando di caratteristica, parlando del ruolo, io ho guardato questa Natale la Premier, perché ero là, e non vedo giocatori del livello di Albiol. Mi sembra che non ha tanti difensori centrali con la sua capacità, la sua qualità, la sua personalità. Guardando Britos, guardando Fede quando giocano, è difficile trovare un giocatore meglio che loro che sia disponibile oggi nel mercato. Per andare a dire, devo pagare 30 milioni per un giocatore? Sì, ma non è facile. La prima cosa, devono venderlo, e la seconda, deve pagare 30 milioni per un giocatore che deve dimostrare qui a Napoli che è meglio che i giocatori che abbiamo. Per questo sono molto molto contento con i giocatori che abbiamo, e se dobbiamo vendere qualcuno decidiamo noi, se dobbiamo comprare qualcuno decidiamo noi, ma non è facile trovare questi giocatori. E dico un'altra volta, con Riccardo Vigone e il suo staff abbiamo lavorato tanto, abbiamo tanti nomi, ma qualcuno non si può comprare. Perché? Arriviamo, facciamo l'offerta, dicono no, chiaramente lo diciamo qui chi i giocatori sono e l'offerta che abbiamo fatto, ma ti dico che abbiamo fatto tanti movimenti per trovare giocatori del ruolo specifico, della qualità, del livello che abbiamo bisogno oggi, e non è facile. Il mercato di gennaio è difficile, ancora abbiamo qualche nome, ma questi che ho detto prima non sono disponibili, perché sono squadre che devono vincere il campionato, che devono vincere la Champions, e non sono disponibili. Benitez ha detto praticamente i sondaggi li facciamo, chiamiamo la persona, però quello che abbiamo detto noi in questa non li pigliamo mai. Allora mi fai per favore il signor Benitez. Finisci. Il signor Benitez, che noi l'abbiamo elogiato da quando è arrivato, perché è un uomo che ha vinto tantissimo, onestamente non si può dire diversamente. Anche io dissi una volta, anche lui da marziano è diventato umano, perché anche lui molte partite, ci ricordiamo certe sostituzioni sul Van Dijk, vai non le ha fatte, no, sul mercato. È normale che un allenatore come lui, che deve fare? Deve difendere i propri calciatori, è normalissimo, cioè perché ha fatto l'allenatore, è chiaro, i miei sono sempre i migliori. Però perché poi mi spiega il discorso di Cannavaro? Perché non ci spiega se è un discorso tecnico o un discorso di società? Ne parliamo tra poco. Di questo voglio sapere appena. Allora, voglio sentire secondo da me, te invece questo. Secondo me una società come Napoli che può spendere. E che spenderà. Che spenderà. E indubbiamente sta lavorando dietro le quinte per acquisire un giocatore, uno, due, non so, importanti per il ruolo di cui è in questo momento un po' deficitaria. Quindi io credo che stiano lavorando, e anche il discorso di Benitez è giusto quando dice io ho questi, se devo spendere 30 milioni per prendere gli stessi giocatori mi tengo i miei. È pure vero che qualcuno non è acquistabile, visto che costerebbero una marea di soldi, e probabilmente stanno bene come stanno. Ma la cosa più interessante è quando ha detto giocatori che stanno vincendo col proprio club e che sono in questo momento impegnati in Champions League, quello che abbiamo sempre. Ma perché devono venire a Napoli? E allora questi giocatori che ci stanno adesso, no? Perché noi abbiamo fatto, io ho fatto il calciatore e l'allenatore. Questi calciatori che sono arrivati, quelli inorganici e quelli che sono arrivati, li sapevamo tutti, no? Certo. Sapevamo che non è che venivano a Napoli perché Napoli c'ha il sole e il mare, diventavano fenomeni. Ma sapevamo che Fernandes, Britos e compagnia, sapevamo che erano giocatori, importanti. Perché a giugno, come dice Antonio, non è stata fatta la squadra a giugno? Ne parliamo tra poco. Lo sai che a gennaio non puoi comprare i giocatori? Diciamo sempre le stesse cose. Quando Toni dice giustamente che sono stati spesi, e conclude, 90 milioni, dice una sacrosanta verità, ma 90 milioni spesi male. Allora, continuiamo a parlarne tra poco di mercato. Malissimo. Continuiamo a parlare, perché Reina non va bene, perché Albiol non va bene.
sei 10 punti dalla Juve. Fermiamo un attimo, perché sei 10 punti dalla Juve? Sicuramente è un campionato scandaloso. Non è che sono stati spesi male, è che serviva troppo per arrivare alla Juventus. Vedi, non sono stati il nostro Mertens. Esatto, il nostro Mertens. Allora, Anna, e continuiamo a parlare di mercato tra poco, perché come vedi l'argomento è interessantissimo. Soprattutto da parte di Eziolino, che bisogna calmarlo. Un po' di frescolino a Eziolino. E adesso... favoriamo la prossima telepromozione di un altro nostro sponsor e approfitto per salutare il dottor Corvino. Infatti la Corvino Impianti a voi. Ciao Andrea, che novità ci porti oggi? Buonasera a tutti. Ciao Laura. Come sai, la nostra azienda, la Corvino Impianti, con l'inverno ormai iniziato, vuole promuovere due nuove campagne. La prima è l'operazione Caldaia Sicura, che offre l'opportunità a tutti noi di metterci in regola con le vigenti normative, effettuando una revisione e una manutenzione della propria caldaia a gas a soli 20 euro, a fronte di un prezzo di mercato molto più alto. Per la revisione annuale della caldaia a gas? Esatto. Basta contattare i nostri uffici ed un tecnico specializzato effettuerà un'accurata manutenzione e revisione della vostra caldaia a gas. Revisione che consiste nella pulizia dei sistemi di combustione, nella verifica dei sistemi di sicurezza gas e di un controllo generale della propria caldaia a gas. Se la caldaia invece sentiamo fosse troppo vecchia oppure in cattivissime condizioni, abbiamo una nuova campagna, quella della rottamazione della propria caldaia a gas, che offre una nuova caldaia a risparmio energetico con tanto di fornitura, collaudo ed installazione, con 2 anni di garanzia estendibili a 5 sottoscrivendo un contratto di manutenzione, il tutto ad un prezzo di 690 euro, tutto incluso, pagabile anche a rate. Quindi una squadra di tecnici verrà direttamente a casa vostra per lo smontaggio della vecchia caldaia e l'installazione di una nuova caldaia. Cosa c'è a questo punto da dire di più? Corvino Impianti, una caldaia per tutti! No. Eccoci. Parti subito, sì, vai. Vai, Anna. Sulle mani.
arrivo.